Allora, rispondo velocemente alle vostre domande, ai vostri pensieri. Sì, mi sono tagliati i capelli, non li ho mangiati né bruciati. Se sentite uno strano rumore di sottofondo, perché stanno facendo i lavori di sotto e non ci posso fare niente. E là ragazzi, salve a tutti, benvenuti con questo nuovo video. Finalmente in un vlog, dato che l'ultimo vlog praticamente che ho registrato era il 7 luglio, sì, che poi non era neanche tanto un vlog, ma era per dire, cioè non consideriamolo neanche un vlog. Niente, sono tornato, tante cose da dire, bene o male, quindi partiamo subito. Allora, prima di tutto, come al solito, i video che ho caricato non sono stati neanche molti. Non sono stati molti perché dal vlog scorso ne ho caricati solo due, ovvero la seconda parte di Xenoblade e la terza di MacPixel, semplicemente perché, non lo so, non volevo registrare molto probabilmente, o comunque ho molte cose da fare anche tuttora, che mi devo sistemare per via appunto dell'estate occupata che ho avuto. Poi parleremo anche dell'estate perché è stato un po' un casino tra registrazioni varie. Comunque sì, praticamente non ho avuto molto tempo per registrare tra i vari hobby che ho avuto, che ho ancora, e i vari lavoretti da fare in giro così. Ora più che altro spero di... Penso che quello che mi manchi semplicemente sia l'organizzazione, perché dovrei riuscire a far tutto volendo. Però appunto io di mio sono disorganizzato a manetta, quindi non so se troverò mai un equilibrio. Volevo solo dirvi che finalmente, come vedete, tipo non ho il mio collare, no? Volevo dirvi che finalmente ho comprato No, ma ce la faccio, tranquilli. Ho comprato un... Non ce la faccio. Allora, vi ricordate che avevo detto che avevo comprato quel microfono, il Samsung C01, solo che avevo comprato la versione non USB, quindi praticamente mi serviva oltre che un cavo XLR, un collegamento per il cavo XLR, ovvero da XLR lo mandavo a una scheda audio esterna a cui lo attaccavo al computer. Ecco, semplicemente non ho preso una scheda audio esterna, ho comprato un mixer che a quanto pare fornisce la Phantom Power, che è quella che serve al condensatore del Samsung C01 per partire, e da questo mixer poi tramite USB arrivo al computer. Quindi praticamente adesso io sto utilizzando questo microfono che non posso staccarlo perché tipo è sensibilissimo, infatti appunto prende i rumori che ci sono due piani sotto. Quindi niente, teoricamente dovrei migliorare la qualità audio, almeno al momento, e non so per quanto, perché non so, non lo so, comunque dovrei migliorarlo. Spero che sia migliorata anche rispetto a sto collare qua che ho. Bene, detto questo, dato che molti di voi comunque mi chiedevano anche cambia microfono, l'audio fa un po' così, sì, lo sapevo già, tranquilli. Adesso arrivo anche alla sezione Mr. Bob, perché dato che tipo in 400 su 300 che siete, mi chiedete la Let's Play di Mr. Bob. Allora, originariamente dovevamo registrarla quest'estate, che ovviamente ci vedevamo. Solo cosa è successo? Io mi sono organizzato le vacanze da schifo, perché appunto per sta roba del lavoro lì così, vari imprevisti. Mr. Bob si è organizzato le vacanze ancora da più schifo, perché praticamente neanche lui sapeva. Lui tipo si è organizzato con i suoi amici, comunque è andato in giro e ha viaggiato un po', quindi poi con lui The results are not good. sta frequentando l'università, quindi ancora meno tempo di me, e quindi praticamente non ha avuto neanche tempo lui. Se non ricordo male, quest'estate è venuto giù una settimana, ha fatto una settimana qua da me a Rimini, e ha fatto, mi sa, forse una settimana due, ma neanche, dopo a settembre. Comunque ci siamo organizzati da schifo, anche perché appunto, come vi ho già spiegato, non è che se ci vediamo dobbiamo registrare per forza. E infatti così è successo, siamo andati in giro, abbiamo giocato tra di noi, con gli amici e varie cose. Indi per cui la Let's Play con Mr. Bob non l'abbiamo registrata, né quella lì che stavamo facendo, che dovevamo finire, né Luigi U che dovevamo fare se ci avevamo tempo, ma anche non penso ce l'avremmo fatta. Comunque non si è riusciti a fare niente, a registrare niente. L'unica cosa che stavo cercando di registrare era Super Smash Bros. Solo che Wii U, quello per la Wii U, che ci abbiamo giocato qualche sera. Poi magari se farò un video su Super Smash Bros. U vi farò vedere i nostri frutti del lavoro e della nostra stupidità, sì. E solo che praticamente quando mi sono messo a registrare c'aveva tutti i problemi, come al solito, il programma di registrazione e così via.
Detto questo, non so quando mi rincontrerò con Mr. Bob, perché appunto lui ha sto problema dell'università adesso, quindi non è che può scendere giù magari il fine settimana, sabato, domenica, cosa viene a fare poi? Probabilmente durante le festività, non so neanche a Natale se quest'anno scende, perché c'ha le sue cose da fare, quindi non lo so, non sappiamo niente. Comunque un giorno lo finiremo quel gioco, state tranquilli. Detto questo, le mie let's play sono invariate, sono sempre le solite, MacPixel, Xenoblade Chronicles, Unlimited World Red, Nedfather che c'è da finire il coso, Meat Boy, e un po' video a caso lì così. Poi appunto devo iniziare quella sulla PlayStation 1, che adesso un giorno quando me ne ricordo la faccio, tranquilli. Vi ringrazio per gli 800 iscritti aggiunti, io l'ho detto, mi sa che ogni volta che faccio un vlog siamo 100 in più. Detto questo, direi di iniziare a leggere qualche domanda vostra che mi avete fatto dallo scorso vlog. No, forse anche prima, perché tipo c'è questa qua di Flashman92 che mi chiede: farai anche un let's play su The Legend of Zelda Wii U? Non è uscito, vero? Non credo sia uscito, però ho visto che tipo ogni tanto mettono, cioè ogni tanto avevano messo una specie di gameplay che avevano fatto loro, lì della Nintendo, con sto mondo enorme. Oh, sì, lo devo fare per forza, devo comprarlo, deve essere troppo bello quel gioco. Poi, Master, tra parentesi canale chiuso, beh. Mi chiede, è stato un video di Penumbra? Lo sai che questo video è vecchio, ma mi chiedevo se ti ricordi i settaggi per risolvere i bug grafici. O le luci tipo buggate. Non era buggato anche, cioè non è che era buggato, semplicemente con i settaggi bassi fa quell'effetto. Quindi mi sa che devi mettere i settaggi un po' alti, solo che io non potevo metterli alti perché sennò andava troppo a scatti. Poi, questo è un commento che mi hanno fatto sul canale, a cui ho risposto tra l'altro, ma vabbè, lo dico perché così rispondo a tutti, magari quelli che se lo chiedono. Allora, Claudio De Profetti mi fa: Lanulf, non si può andare avanti così. Premetto che questo è il tuo canale. Io non ho capito se fai video come hobby o ci metti un po' di impegno, togliendo l'editing. Se tu di solito ti impegni, non ti dimentichi che ci sono più di 700 persone che guardavano i tuoi video, perché se non li fai, non è che possono guardare all'infinito le vecchie serie, giustamente. Allora potresti rispondermi, anche perché se ti scocci basta scrivere: ragazzi, canale chiuso, andate in pace. Tu cerchi di trovare spazi liberi per i video, ma dato che sei in vacanza, stai con troppi compiti, non puoi di conseguenza lasciare in sospeso il canale finché non sarà tutto finito. Penso che questo commento non voglio risultare aggressivo, offenderti in qualsiasi maniera, ma cerco solo che mi risponda dando una risposta adeguata al fatto che non stai caricando video negli ultimi tempi. E appunto io gli ho risposto che praticamente, appunto perché è un hobby, cioè io non è che faccio YouTube, magari ho tipo ho 500.000 iscritti, allora posso guadagnare tot soldi e allora posso smettere di fare quello che faccio, tanto aiuto, tanto c'ho i soldi di YouTube e allora posso vivere così. E in più, a parte come hobby, essendo un hobby, ne ho anche altri, e appunto forse anche per il fatto che non ho diciamo un guadagno così grande adesso. Ragazzi, non è che dovete dire: ah, ma allora lo fai solo per i soldi. No, solo che appunto non avendo un guadagno così alto da potermi, diciamo, mantenere, non posso fare YouTube come lavoro. Quindi magari mi tocca cercare anche qualcosa da fare. Riguardo alla questione: e ragazzi, i canali chiusi, andate in pace? No, non ho intenzione di chiuderlo ancora, perché appunto come vedete ogni tanto ci sta, ogni tanto magari che mi prendo una pausa, che poi non è che sia pausa, è che non lo voglio semplicemente, mi metto a fare altro e non registro più. Sono momenti, sono vari momenti in cui magari uno dice: oh, bello questo, voglio far questo, inizio a far quello e magari si dimentica di qualcos'altro, poi magari dice: basta, mi ha stufato questo, torno a fare quell'altro. Sono momenti così. Per chiudere il canale non ho chiuso neanche gli altri due che hanno 1200 passa video. Semplicemente se ogni tanto non faccio video perché o non ho voglia o faccio qualcos'altro. Poi c'è Emanuele Rivellini: ciao Lanuf, ma let's play con Bob. Ho già risposto, praticamente ci siamo organizzati un po' da schifo, quindi non siamo riusciti a registrare niente. Sempre Emanuele Rivellini: Lanuf, può iniziare per Umbra Black Plague, Black Plague o Five Nights at Freddy's? Oddio, allora, Penumbra Black Plague lo inizierò quando magari avrò un computer un po' più decente, in modo da mettere dei settaggi decenti. Five Nights at Freddy's, io ragazzi lo odio, non ci ho mai giocato, so che gioco è perché è tipo spammatissimo. Però lo odio, io non penso di riuscirci a giocare. Cioè davvero, mi sa che lì mi sa che mi viene un infarto, ma non magari perché mi arriva il tipo davanti, ma perché muoio di infarto prima. Cioè è troppo ansioso quel gioco, non lo so, non lo so. Nair Candy, lei non farai
Sai, One Piece Warriors 3 è uscito pure su PC, ma vi dirò ragazzi, non mi piace così tanto One Piece Pirate Warriors, perché ho giocato il primo, la storia ci sta un sacco, però alla lunga rompe. Cioè alla fine è sempre la stessa roba, arrivi lì, ci sono tutti i nemici in giro per l'arena, li spacchi e poi vai al boss. L'unica cosa bella che hanno fatto appunto sono stati i boss, perché riprendono anche un po' l'anime. Marco Pugliese, Lanus, è una Play 3 e una Play 4, poi se vuoi anche Spyro Curious 3, non ho né una Play 3 né una Play 4. O l'anime, ciao, senti, è ancora One Piece Limited Cruise 2 quello che hai fatto sull'altro canale? Sì, vabbè, spero di sì perché vorrei che facessi le avventure di Marineford perché io non so come farle e non so se esiste. No, non esistono, non c'è Marineford su Limited Cruise 2, quindi vai tranquillo. Sugar Heart, Landolf, non potresti fare una speciale morti epiche di Meat Boy? Ovviamente dopo che l'hai finito così mi godo. No, non lo. No. Allora, vi dico una cosa, quando finirò quel gioco lo brucio. Giuro, cioè proprio metto l'opzione tasto destro, brucialo e lo farò. Sugar Heart, ciao Landolf, magari da mettere nel prossimo vlog con Mr. Bob, oltre alla domanda fatta da Giuseppe Cadullo, volevi spiegare perché ti sei chiamato? Non ho capito, mi sa che quello che dici te, la domanda fatta da Giuseppe Caudullo era quella sul perché Mr. Bob si sia chiamato Mr. Bob e te vuoi sapere perché mi sono chiamato Pagheric, Lanulf e Lanulf San. Semplicemente Eric perché è il mio nome, Lanulf San e Lanulf perché praticamente dovevo trovare questo nuovo nome per il canale. Allora cosa ho fatto? Ho preso la tastiera, ho sbattuto così sulla tastiera, è uscito tipo LN LF, e allora ho detto italianizziamolo un po', è uscito l'Anus, così a caso, il nome è caso, non è che c'è, non c'è niente, è caso. Poi, Federico Zaccaria, l'Anus, volevo un consiglio, avevo intenzione di comprare la Wii U, tu me la consigli, è una buona console? Poi vabbè, Luca Mancini, Vendicatore Alato, poi gli hanno risposto, comunque se vuoi sapere la mia, se ti piacciono i giochi, prendila, cioè non è che una console va presa per i giochi. Non è che magari con una console tipo con l'Xbox puoi far da mangiare, per dire. Se ti piacciono i giochi che c'ha quella console, prendila. Non è magari anche perché sei Nintendaro, allora non puoi prendere l'Xbox perché sei Nintendaro. Sugar Heart, Landolf, non potresti fare Splatoon? Non ce l'ho e non ho intenzione di prenderlo perché non è che mi interessi così tanto, insomma. Lorenzo Spingi, farei Super Luigi U con Bob? Sì, quando ne avremo la possibilità. Bene, detto questo, 24 minuti che registro, grande, non sono sempre il solito. Niente, spero di aver colmato qualche vostra perplessità. Come cacchio, cosa sono, un filosofo? E detto questo, ci vediamo a un prossimo video, prossimi let's play, vabbè vai, bla bla bla. Qui da Manolfi è tutto, ciao a tutti.